questa fiera che pare sia una delle fiere più grandi del nord Europa. Yes, let's go in context, the awesome context with people in New York, although they are far away, we would also like to see them affermati, ma anche artisti veramente molto bravi. Mettere nel suo curriculum una fiera importante, ma mi interessa anche realizzare questa fiera. The first day, of course, because many more visitors will come and take a look at you, so I might as well do that myself. So my name is Natalie. Attestato di merito a Sinicca Elfing,
posto. Attestato di merito alla scultrice Sara Matto Gentis, dietro. Attestato di merito alla scultrice Regina Afonso. Attestato di merito a Paolo Remondini, italiano, giustamente. Attestato di merito a Patrizia Condini. Fanno parte di un ciclo di 10 opere sulle Sefirot ebraiche, quindi sull'albero della Cristo, e sono 10 concetti mistici, e quindi io mi sono ispirata a questi, però quindi proprio sul sentire, l'emozione che non passa attraverso le ragioni, ma passa solo attraverso le mani. Merito a Nicola Andreas, attestato di merito un artista dei Paesi Baschi Mila Girre, attestato di merito all'acquerellista Maria Ventura, merito a Maria Piacchini, attestato di merito a Margherita Giordano, ora un altro italiano, Marco Lusetti, attestato di merito. Attestato di merito all'artista Leonardo Giunci. Attestato di merito all'artista Jenny. Ecco, e questa carta abbiamo una nota estera, è quella della Florida. Thank you.
Giuliana Buzzardi, Giuliana Bellini, Federica Tacatera. Federica arriva in Italia. Le sue opere sono di ispirazione poetica e adesso lei ci dirà. Franco Bianchi Ipoteca, architetto delle installazioni e delle sue opere per i piccioni. Dietro da Londra, Francis Akbarda. Federico Grazzini, David Meyer, che è un artista americano e a cui piace dipingere paesaggi italiani, Tina Maia Gaetano, che è un artista di Lisbona, Klaus Larsen, è un artista danese, e da Libano, Ali Atie. Carmelo Anzalone, Bruna Sordi, la scultrice Betty Goppo, Angelo Ionta, Angela De Viave con le sue installazioni, Andrea Planck e Armanat di Zanat e lui vive a Londra. Indian name, so that's how you can recognize it. Okay. Okay.